Policino, presidente dell'associazione Salvatore Policino, direttore artistico della Music Time. Questa è una manifestazione in collaborazione tra l'associazione Salvatore Policino e la scuola di musica Music Time. Collaborazione perché? Perché cinque attrici questa sera narreranno le poesie del direttore Pasquale Sciara. Queste cinque attrici hanno fatto parte di un corso di teatro tenuto presso la scuola di musica Music Time, diretto da Elena Pistillo, un'attrice di fama nazionale. Ha recitato al Teatro Biondo, al Teatro di Roma, all'Accademia. Questa sera siamo al terzo appuntamento che prevede la presentazione del libro Cielo e Mare di Pasquale Sciara. Qui presente l'autore, facciamo un applauso. Per chi non l'avesse preso, sul lato destro dove c'è la regia ci sono dei libri per cui li potete prendere, sono offerti direttamente dal direttore. E a presentare questo libro questa sera abbiamo il piacere di avere l'ispettrice del provveditorato agli studi, la professoressa Mizzalone. Anche lei una poetessa, una scrittrice, e adesso lascio parlare l'ispettrice, ma prima di questo voglio farvi vedere un libro che mi ha fatto vedere, ve lo faccio vedere, scritto da lei, che riguarda praticamente la corrispondenza di 148 cartoline scambiate da Don Cucinotta, della provincia di Messina, e Alessio Di Giovanni, un poeta. Parliamo del periodo dal 1903 al 1928. La scelta di questo appuntamento deriva da una mia conoscenza col direttore Pasquale Sciara, mio carissimo amico, col quale ho condiviso un libro da lui scritto, Canticchiando con il cuore, del 1998, e dove io ho cantato, quanto voi avete ascoltato poc'anzi quel CD, ho cantato alcune delle poesie da lui scritte. Per quello che mi racconta pure lui, questo CD insieme a questo libro Canticchiando con il cuore è andato ovunque, dagli Stati Uniti, alla Cina, al Giappone, ha fatto il giro del mondo, infatti. E sono nuovamente mi congratulo col direttore, compiaciuto di tutto quello che lui ha scritto, di questo libro Cielo e Mare. E adesso do la parola alla professoressa Anzalone e dopodiché alle nostre ragazze del corso di teatro per la presentazione del libro. Buona continuazione, do la parola all'ispettrice Anzalone. Allora, per prima cosa voglio dire che non sono più ispettrice. Mi dispiace contraddirla, perché dal 1 luglio 2007 sono in pensione. Quindi, dopo, devo dire qualcosa, la prima cosa che devo dire è questa, perché non intervengo nella veste istituzionale, oltretutto. Sono qui semplicemente per amicizia con il direttore Pasquale Sciara, che per 30 anni è stato a Bivona, lo conosco io da tanto tempo. E quindi mio marito è di Bivona, io sono già piantata lì e quindi non potevo non conoscerlo. E quando venne da me per dirmi che voleva che presentassi questo libro, io per la verità ero in tutt'altra direzione impegnata, perché sto facendo altre cose, quindi lo ascoltai un po' distratta e poi vidi che era un po' preoccupato in realtà, perché voleva che presentassi il libro e non mi vedeva proprio così subito con una risposta positiva. E al che naturalmente io mi accorsi di questo disagio che stava vivendo,
Allora lo rassicurai dicendo: non ti preoccupare, lo farò, farò il mio discorso, vedremo di fare un discorso accettabile, e spero che sia così anche per voi. E lui mi disse: ma sei la persona più adatta. E io, lusingata da questo complimento, mi sono messa al lavoro. In realtà non è stato un lavoro facile, ve lo devo dire, perché un po' da interpretare. Come? Non è quello di cantare, questo è il libro delle poesie, che è successivo a Canticchiando con il cuore, no? Sono altre poesie che sono di Pasquale Sciara, che abbiamo qui presente, e della nipote quattordicenne, adesso, Simona Sciara. Infatti è intitolato Cielo e mare, e poi gli autori sono Pasquale e Simona Sciara. Suppongo che la figlia del fratello, no? Ecco, quindi è nipote perché figlia del fratello, no? Quindi c'è questo legame particolare fra lo zio e una nipotina. Vedete che già comincia a figurarsi, diciamo, un contesto che potremmo dire anche di corrispondenza poetico, si può dire, no? Perché questa corrispondenza in genere noi la sottolineiamo fra nonni e nipotini, in questo caso è di uno zio con una nipotina. Quindi già tira dalla copertina, laddove noi ritroviamo cielo e mare. Cielo e mare, che cosa è cielo e mare per noi? Possono avere diversi significati, possono rappresentare un modo per essere leggeri e un modo per essere oppressi. Ciascuno di noi vive il cielo e il mare in modi diversi. E io ho pensato subito che fossero due estremi che si possono considerare le ali della terra. Le ali della terra. E in effetti il cielo e il mare possono rappresentare dei confini per il poeta. Perché voi sapete, Leopardi aveva come confine la siepe, e diceva che voleva andare oltre la siepe, no? E invece ci sono dei poeti che hanno come confine il muro, un muro, un orto, laddove si sentono confinati. Ecco, forse l'idea di confine è propria del poeta, e il poeta vuole travalicare sempre quel confine. Il cielo e il mare sono un confine grandissimo. Il cielo e il mare sono un confine che si può dire sconfinato, giocando con le parole, no? Perché in effetti quando noi pensiamo alla terra pensiamo all'orizzonte, però qual è l'orizzonte del cielo? Qual è l'orizzonte del mare? Il mare inteso anche l'oceano, via di seguito, sono dei confini molto ampi. E mentre scientificamente noi assistiamo invece a confini di comunicazioni, vedi per esempio l'invenzione delle comunicazioni a distanza senza fili, le comunicazioni interplanetarie e via di seguito, e allora noi però ci attestiamo un po' a considerare la poesia che esprime questo confine, no? Un confine sconfinato, un confine che può rappresentare la leggerezza di un uomo, la leggerezza di un essere che vuole andare oltre questo confine. Quindi che vuole essere leggero e alzarsi dalla terra con un paio d'ali che sono fatte di cielo e di mare. Pensate un pochino che cosa potrebbe venire fuori. Sappiamo che il cielo ha ispirato sempre sia i poeti che i compositori, i musicisti. Stiamo per celebrare un anniversario che è quello di Modugno, che, dove si parla nel blu dipinto di blu, eh? Però i poeti
non solo da me, no? I poeti fanno altrettanto, anche se questo può, considerarsi un confine, cercano di travalicarlo, cercano di andare sempre oltre. Il poeta per sua natura va oltre. E che cosa vede oltre il confine questo poeta? Come è fatto questo libro? Ecco, nella copertina abbiamo il cielo e il mare, le trasparenze, però queste trasparenze ritornano pagina per pagina, perché ci sono illustrazioni di una pittrice, Erlina Erlicher, ma non sono illustrazioni normali, sono trasparenze. Sono trasparenze di sogni, sono trasparenze di pensieri, sono però acquerelli, quindi sono vere e proprie trasparenze, quindi anche simboleggiano questo genere di trasparenza, trasparenza poetica. E contemporaneamente ci sono anche altre presenze, presenze leggere, presenze che fanno la premessa, che fanno la presentazione, che fanno la prefazione. Quindi questo è un libro un po' speciale, un po' particolare. In effetti io ho tentato di presentarvelo dicendo che è costituito da tre parti, fondamentalmente. La prima parte è costituita appunto dalla premessa di Christina Erlicher, o Erlicher, non so, Erlicher. E una prefazione di Dita Paternostro, una presentazione dello stesso autore e infine 12 liriche, di cui 11 sono di Pasquale Sciara e una invece è dedicata a Pasquale Sciara da De Concettina Colle. Poi c'è una seconda parte che contiene 20 liriche della giovane Simona, nipote di Pasquale Sciara, e questa parte è preceduta da una significativa dedica di Tita Paternostro. Anche qui troviamo la dedica di Tita Paternostro, non so chi sia, però poi è una saggista, quindi vedete che ci sono provenienze diverse che convergono anche in questo libro. Una terza parte, che è denominata appendice, e allora contiene anche valutazioni, giudizi sugli scritti di Pasquale Sciara, sulle canzoni, sulle poesie e copie anche dei riconoscimenti che sono stati a lui conferiti e tributati. Verrebbe da dire non manca nulla, c'è tutto, perché c'è la pittura, c'è la poesia, c'è anche la musica, perché l'ultima delle poesie è musicata, no? Ed è anche religiosa, quindi vedete che ci sono linguaggi diversi, linguaggi critici anche, e quindi è un libro con una struttura un po' inusuale, non capita spesso di vedere un libro così. E soprattutto all'inizio noi vediamo che ci sono diverse cose oltre la copertina, perché noi a partire dalla prima pagina dopo la copertina ci sono delle dediche. Quante sono queste dediche? Tantissime. Pasquale Sciara ha voluto dedicare il libro a tutti i suoi familiari, quindi a tutte le persone care, non una sola dedica, tante. E poi ancora dei pensieri che rispecchiano in qualche modo il modo di sentire di quel momento. Quindi ci sono pensieri, per esempio, che comunque vanno indagati, perché se sono stati prescelti vuol dire che rispecchiano in qualche modo il sentimento e il pensiero dell'autore. Mi riferisco soprattutto a Sergio Corazzini, che viene citato più di una volta, non soltanto nel pensiero, ma anche successivamente. Ecco, poi lo riprendiamo dopo questo discorso. Quindi Cielo e Mare è il titolo. Forse sono soltanto comunque delle frontiere provvisorie, perché noi prima vedevamo qualcosa di più vicino al muro, nella poesia c'è stata anche un'evoluzione, se ci riflettiamo, no?
poi vedevamo la siepe, l'orto, le pareti di casa, e adesso invece il cielo e il mare diventano anche confini, diventano frontiere, ma frontiere provvisorie, perché probabilmente domani i poeti non si accontenteranno più di ondeggiare nel mare o di volare nel cielo, vorranno navigare nel cielo possibilmente e volare nel mare. Nuove dimensioni, sempre nuove dimensioni, conservando questa capacità di meravigliarsi, che è dell'uomo che vive la gioia di essere vivo, perché è non un uomo qualsiasi, un uomo pensoso, un uomo che sente, un uomo che pensa, un uomo che vive gioiosamente. Non pensate che sia facile vivere gioiosamente, vivere nella semplicità e nella gioia della vita. È difficile, perché la vita ci mette a dura prova. Quindi è chiaro che molto spesso gli entusiasmi si spengono e resta soltanto la malinconia, resta il ricordo. Qui noi non abbiamo questo distacco. Noi abbiamo i poeti che godono di queste licenze e possono usare strumenti mentali che accorciano anche le distanze. Si può viaggiare fiduciosi con il solo motore del cuore. Si possono disegnare trasparenze colorate di sogni, come quelle appunto di questo libro, ove la poesia aleggia alimentando la sua dimensione di leggerezza e avanzando accompagnata dalla pittura, da acquerelli e dalla musica, come già abbiamo detto. Quindi la poesia prende due voci, quella di Pasquale Sciara e quella di Simona Sciara. È un libro al plurale, un libro di cui non bisogna cercare le ragioni, è un libro che obbedisce al bisogno prepotente di esprimersi dell'autore che l'ha progettato. E in questo modo di sentire no, non c'è e non ci può essere una logica, dice Christine Erlicher, e non un perché, ma molti sussulti del cuore, respiri, palpiti e tanta, tanta speranza. E Christine Erlicher sapientemente continua: la nostra vita pian piano come una candela si spegnerà, ma nel tempo resteranno queste parole cantate col cuore. Quindi questo è il pensiero di Christina Erlicher, la pittrice del libro. Ma noi possiamo analizzare il percorso che ha fatto l'autore, almeno l'interpretazione che ne abbiamo data noi del percorso. In effetti sono due percorsi, ma vediamo il primo. Pasquale Sciara entra nel luogo della poesia dalla porta della musica. Anche qui abbiamo sentito il presidente dell'associazione che diceva: noi ci siamo conosciuti quando Pasquale Sciara ha scritto l'altro libro, Canticchiando con il cuore, e lì erano canzoni, era musica. Quindi entra nel luogo della poesia dalla porta della musica. Il passo è veramente breve dalla musica alla poesia, come sottolinea anche Tita Paternostro nella prefazione, quando lo tiene a battesimo, si può dire, no? Nella prefazione. Ricordiamo quindi questo volume, Canticchiando con il cuore. E dalla musica egli ritorna comunque. E noi prendiamo come diciamo inizio di questo passaggio la poesia Emozioni d'alta quota, laddove proprio dichiara il poeta: la mia antica passione. Ecco, la passione più antica è la musica per lui, ove confluiscono dai tanti rivoli interiori in tutta purezza le sue emozioni profonde, musica, immagini, parole. Ma la musica fa da tela, la mia vera passione, la più antica, dice il poeta. Ma il poeta ora ha lo sguardo fisso altrove, fra le nubi del ricordo, ed esplora nuovi luoghi, dimensioni e valori d'assoluto. È sempre questa poesia, emozione d'alta quota. È qui che il poeta si rivela, comunicando la sua malinconia, la sua solitudine e i suoi ricordi, che lo inducono ancora ad esprimere la sua filosofia dell'esistenza,
attraversata da nuovi significati e nuovi progetti, come avviene nella poesia Il poeta. È qui che il poeta trova la sua sorgiva e vede la sua poesia come un inno d'amore, come fede profonda nell'uomo, come coro da organizzare in una sola voce, in una trasparenza di pensieri. Quindi vedete dalla pluralità che già incomincia dalla prima pagina, adesso il poeta si va spostando e, guardando anche al passato, pensa di organizzare una sorta di coro poetico, di coro e laddove traspaiono anche tutti i pensieri di coloro che partecipano. Ed è qui che egli cerca un punto per ricominciare, abbandonando le vanità quotidiane per andare in chiesa. Ecco l'altro passaggio. Per ricondurmi a te, o Madre Santa, ed al tuo figlio, ascoso in bianco pane. Nella poesia girovagando per il mio paese. La poesia, impigliata nella rete della musica, è liberata dal poeta, che prima si definisce acchiappanuvole. Si era definito in una poesia così. E poi, attento sguardo di un uomo pensoso, permette di trovare l'abbozzo di tante storie pescate nel fiume del tempo e ricordi lieti o dolorosi di viandanti di ieri e di oggi. E siamo nella poesia intitolata proprio La poesia. E il poeta vede la stessa poesia come veicolo di riflessione che aiuta a cogliere il senso dell'essere insieme, ma anche come fonte di piacere, di diletto. Proprio la poesia è qualcosa che ci dà gioia, perché giochiamo con la poesia, no? Giochiamo con la parola ed è un modo per riscoprire una fonte di gioia. Ed egli cita Leopardi, non c'è piacere senza dolore, e il rifugio di un fanciullino giocondo, e qui cita Pascoli. Pare avere una particolare predilezione per il Pascoli e cita alcuni versi di Sergio Corazzini. Perché, mi dici, poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Sergio Corazzini. Dunque la poesia come consolazione, preludio alla speranza della vita che continua e che sembra chiederci uno sforzo d'amore, una rete gettata all'alba senza speranza, vuota, stanca, da riempire comunque. La poesia è tutto è amore, in questo caso. Sull'esempio di Gesù, dice lui. E qui sembrano risuonare potenti le voci del primo Novecento, da Giuseppe Pecialia a Pietro Mignosi, ai redattori del gruppo della rivista La Tradizione, poesia influenzata dal crepuscolarismo di Sergio Corazzini, unitamente alle simbologie pascoliane e qualche accento decadente d'annunziano. La poesia diventa a volte liberazione e scocca l'ora dell'anima, come quel mirifico albeggiare che fa tremare come d'un battito d'ali l'aria notturna, che fa abbandonare la tristezza verso l'alto, che attrae, perché nel cielo sono le mie radici. Questo è Giuseppe Castellese che parla di Sergio Corazzini. No, è di Giuseppe Pecialia. Quindi vedete un pochino che si passa da un quotidiano ben articolato, da un ricordo, da una malinconia, all'ora dell'anima, che è anche l'ora della poesia, che poi però si rivolge a Dio, a Gesù, alla Madonna, e quindi diventa sentimento religioso. Si attua con estrema semplicità il passaggio essenziale, dalla poesia alla fede, da cui probabilmente è attratto forse anche Pirandello. E adesso si parla anche di un Pirandello cristiano, il cristianesimo di Pirandello. Però a Pirandello
E Pirandello riconosce comunque che non si trova in questa dimensione. E quando scrive il 6 febbraio del 1985 a Pietro Mignosi, che come voi sapete è un cattolico convinto, dice: io sono uno strumento puro nelle mani di qualcuno sopra di me. Quindi sa di essere uno strumento, sa di essere nella sua purezza quello che è, però non si considera un cristiano, e cristiano in effetti non è, perché noi a Pirandello delle tre virtù teologali possiamo riconoscere solo la carità, ma manca la fede e manca la speranza. Quindi lasciamo fuori Pirandello. La poesia è un sistema di vita comunque, ecco, noi non possiamo vederlo separato dalla vita, soltanto come rappresentazione vuota. La poesia è qualcosa che riproduce la vita e che comunque produce anche pensiero, non soltanto partendo dal sentimento. Quindi è l'arte, e l'arte si può dire in questo caso che è il supremo momento dell'etica, cioè quello che avvicina il poeta all'educatore. E noi vediamo che le due dimensioni sono presenti in questo poeta. Quello che di Pasquale Sciara è un uomo che nasce ogni giorno nel cuore di una moltitudine immensa di uomini. Sia amato, eternamente amato, tenendo presente che non esiste amore senza dolore. E questa è la poesia, l'amore degli uomini e l'amore di Dio. È solo attraverso quest'amore che non si può accedere alle bellezze del mondo e ammirare l'arte di un insetto creato da Dio, il delicato tremolare delle ali di una farfalla, morbidi petali di una violetta nascosti nelle sue fresche foglie o ergentesi dolcemente dall'erba di un prato, il definito contorno di un viso di un bimbo, l'elegante curva del collo di un cavallo. Sono tutte parole di Pasquale Sciara nella poesia Il mondo e le sue bellezze. Attraverso questo amore, che ci riporta alle scaturigini della vita, a cui spesso il poeta ritorna, il sorriso di un bimbo, lo sbocciare di un fiore, uniti specularmente da sentimenti e attimi struggenti di gioia e di tenerezza, nella poesia La gioia di vivere, nasce e si manifesta la vita in tutto il suo splendore. La vita è uno smisurato misterioso dono, è un continuo miracolo, da un fragile seme che sfida gli uragani e i secoli. È un'altra poesia, la vita, un dono di amore. Qua il tono si fa un po' enfatico e il poeta vorrebbe essere convincente e travolgente per costruire un futuro migliore ove gli uomini, piccoli e grandi, la natura, vegetale e animale, le cose materiali e spirituali, convivano e si compongano in perfette melodie panteistiche e armonie musicali senza spazi predeterminati e tempi assegnati. E qui i bimbi, grandi piccoli e grandi amori, il poeta cede il posto all'educatore e apre la strada al profumo della speranza, il futuro del mondo, ritornando all'incanto del volto di un bimbo sorridente, come la sua nipotina Simona, che vive in Lombardia e compone piccole poesie spontanee e giocose, piene di fascino, come le vecchie filastrocche delle nonne o le proposte di Gianni Rodari. Ancora una riflessione su se stesso al calar della sera e sullo scorrere del tempo, nella poesia Ricordando. È uno sguardo al volto di Gesù quasi per ispirarsi, Gesù figlio dell'uomo, per approdare ad una dimensione di fede che unisce la musica, la poesia e la preghiera alla Madonna della Pietà. E qui finisce la parte dedicata a Pasquale Sciara. Sembra una piccola parte, sembra che le altre parti siano più grandi. A Simona nella seconda parte dedica uno spazio di 20 liriche, però in realtà vedete quanto denso sia il significato e il senso di quello che Pasquale Sciara ha scritto. Nella seconda parte infatti vi sono le piccole poesie giocose di Simona, che non sono altro che esercizi di rime, con molto diletto
e qualche piccola e saggia riflessione. Se tu gli vuoi bene, non fargli passare delle pene. Ecco, una piccola riflessione della poetessa. Aiuta, nella poesia, aiuta il prossimo. Poi, mi dispiace, vi devo lasciare. Domani finiremo di parlare. Vedete che è una piccola rima, però graziosa, che ci fa vedere proprio una bimba che giocherella con le parole. E poi si stendono veli precisamente d'amore costruiti dal cuore. E questa è la poesia Là in alto è Natale. Là in alto è Natale, no? Quindi ancora da noi non è Natale. Chissà. E fuori dalla retorica dei grandi, degli autentici, semplici, ingenui versi di bambina, come all'inizio della scuola la mia vita era bianca come questo vestito, poi sei arrivata tu e hai colorato il mio cammino. E questa è una poesia dedicata alla mia cara maestra. Oppure, con una forza insolita per la sua età, immagino vento, acqua e fuoco festeggiare marzo. E questa è la poesia È primavera. Quindi vento, acqua e fuoco che festeggiano marzo. Ed è da sottolineare, però, l'ultima poesia. Nell'ultima poesia noi abbiamo un richiamo al percorso spirituale di Pasquale Sciara. E l'approdo alla preghiera consolatrice. La poesia è Pioggia di lacrime. Poi la leggerete. Così Pasquale Sciara chiude il suo cerchio come attento e puntuale accompagnatore che addita un percorso che, partendo dalla musica, la sua passione più antica, vestita di religiosità, attraversa la poesia come intuizione, memoria e profezia per farne strumento di comunicazione di una filosofia di vita e veicolo di trasmissione di una fede. Quindi i percorsi sono due. Prima di tutto, dalla musica alla poesia alla fede. E poi il percorso suo religioso, però, che abbraccia anche la socialità, che va dall'uno al molti. E attraversa anche i tempi, perché passa da una generazione, la sua, a quella di Simona. Vedete un pochino quanti confini sono stati travalicati. È ovvio che siamo nel campo dell'espressione convinta, del desiderio profondo di comunicare un'adesione mistica e pensosa per cavalcare le età della vita, quasi sempre disseminate di delusioni e ricordi ancora cocenti, da cui egli cerca di affrancarsi con la pensosità e la preghiera. Ma spetta al lettore comprendere i messaggi e sapersi specchiare nei disegni del poeta, per estrapolarne il senso che per ciascun uomo può assumere significato diverso. È ovvio, il lettore è anche un attore nel momento in cui ha un libro in mano, no? E si vede, si specchia, si interpreta, riconosce, rifiuta e produce anche mentalmente pensieri e nel cuore sentimenti. C'è un altro percorso, appunto, visibile, guardando a tutto il volume. Abbiamo detto che si tratta di un libro al plurale, a partire dall'inizio, dove il poeta esprime le dediche a tutti i suoi cari. Egli lascia spazi, forse considerati doverosi, alle poesie di Simona e alle opinioni di amici e conoscenti, forse anche in vista di un più ampio coinvolgimento nell'ascolto e nella lettura. Egli avverte di non essere solo a percorrere le vie della poesia, e che il treno della poesia può portare tanti passeggeri, tanti altri passeggeri, e vuole trascinarli con sé. Inesorabilmente noi ci sentiamo dentro quel treno. Questa poesia è pertanto tante cose insieme, quante sono le dimensioni umane, quotidiane, gioiose, dolorose, naturali, storiche, sociali, religiose, educative, non distinte per censo o collocazione generazionale, né tantomeno delimitate territorialmente. È rivolta a tutti e vorrebbe mirare alla nostra interiorità profonda. Questa poesia è comunque un dono che permette di conoscere il volto di Pasquale Sciara, così come egli stesso, forse tardivo epigono del Pascoli, in tutta semplicità e fede,
così come egli presenta questo mondo di amore e di gioia. In verità, che cos'è un libro se non un dono? Questo libro è proprio un dono che viene fatto a noi, un dono come l'incontro, che come lui considera l'incontro di tanta gente, per esempio dei coniugi laschi col poeta che viene descritto a pagina 76, un dono che ci vuole tutti liberi e leggeri, un dono destinato a chi può apprezzarlo e non buttarlo via. A mio modesto avviso, dinanzi a questo lavoro e dopo la lettura delle poesie, possiamo chiederci: che cosa ci ha colpito? Che cosa ci è rimasto dentro? Che cosa porteremo con noi? Se ricorderemo a me almeno un verso di una poesia, allora questa presentazione e la vostra lettura non saranno stati inutili. Scusate. Grazie per quanto ci ha offerto per questo libro. Grazie. Vorrei invitare sul palcoscenico Rosaria Cimino e Pamela Barone con Tutto è amore e la gioia di vivere. Tutto è amore. Il mondo è pieno di gente che dona l'amore, che vive con amore, che porta amore. Il nostro cuore, all'inizio di ogni giorno, è come una rete vuota, stanca, addirittura inutile. Poi usciamo di casa, affrontiamo il mondo del lavoro, dello studio, del traffico, del confronto con gli altri. Ce la farò a sopravvivere anche oggi? E mentre la domanda ci martella il cervello, gente e cose ci penetrano silenziosamente nel cuore, nella rete gettata all'alba senza speranza. La sera, sul finire del giorno, nel cuore, un mondo di amore. Grazie. La gioia di vivere. Non c'è niente che ti possa togliere la gioia di un mattino, mentre guardi i campi coperti di rugiada, il sorriso di un bimbo, lo sbocciare di un fiore, o il momento sublime in cui ti senti dire per la prima volta ti amo. O l'attimo struggente di tenerezza in cui ti senti chiamare mamma, papà. La gioia di vivere è in parte spontanea, ma dipende dalla volontà di scoprirla. Grazie. Sempre dallo stesso libro del direttore Sciara, vorrei invitare qua Marzia Spina e Rosi Bonetti con Piccoli grandi amori ed emozioni ad alta quota, dal libro Cielo e mare. I bimbi, piccoli grandi amori. Una matita, una piccola matita, una matita usata. Il fascino delicatissimo delle piccole cose. Il filo sottile della vita è fatto di cose piccole. L'incanto di un volto di bimbo sorridente, dagli occhi perennemente mobili, esprime la gioia di vivere. Una dolcezza che sorprende. Il fare piccolo per essere grandi. La spinta per crescere. La cultura del cuore a modo loro. Con un atteggiamento emozionale di base, con una letizia coinvolgente che si diffonde nel cuore di tutti. I bimbi, la parte più fragile della natura umana, il profumo della speranza, il futuro del mondo. Ai bimbi, un'attenzione amorosa e stimolante, prendiamoli dal lato del cuore. Emozione ad alta quota, musiche ed immagini, note e parole, come pennellate cui la musica fa da tela. La malinconia mi prende, mi muovo tra i miei lavori, come dietro uno strumento musicale.
con lo sguardo fisso altrove, fra le nubi del ricordo, nel silenzio degli spazi, per esplorare emozioni, dimensioni e valori di assoluto. E poi musica, tante canzoni canticchiate con il cuore, la mia vera passione, la più antica. E allora, adesso è la volta del direttore. Ci siamo emozionati abbastanza, prima con la signora che si è lasciata trascinare da quello che è stato il suo discorso, poi dalla poesia delle quattro ragazze. Adesso le sue sensazioni, direttore, quali sono state? Col libro canticchiando con il cuore, col tempo, ci arriveremo pure a Francesco dopo che ha fatto la... col libro canticchiando con il cuore e con il libro Cielo e Mare che oggi qui presentiamo. Le lascio la parola. Sono veramente felice di trovarmi in mezzo a voi, amici dell'Associazione Culturale Salvatore Pollicino. Il trovarci insieme diventa l'occasione per rinnovare in modo permanente l'impegno dell'amore reciproco nella certezza di non essere mai soli. Mi chiamo Sciara Pasquale, nato a Raffadali, provincia di Agrigento. Risiedo a Bevona dal 1 aprile 1970, dove ho svolto la funzione di direttore didattico fino al settembre del 1993. Infatti, dopo la maturità classica conseguita nel 1948, nel 1957 sono stato nominato insegnante elementare di ruolo. Di poi ho conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari presso il Magistero di Catania. Quindi, in seguito a concorso per titolo d'esame svoltosi a Roma, sono stato nominato direttore didattico del ruolo presso il Circolo Didattico di Bivona, che in quel tempo comprendeva anche le scuole elementari di Santo Stefano Quisquina. Amante della poesia, della musica e del canto, nel 1999 ho pubblicato il libro Canticchiando con il cuore e nel 2007 Cielo e Mare, dove sono raccolte poesie e canti composti ed apparsi in occasioni diverse della vita scolastica, religiosa, ambientale e sociale. Ho partecipato a diversi concorsi nazionali di poesia, svoltesi a Pisa, Marina di Pisa, al Caffè del Castellino di Ruolo, eccetera, riportando lusinghiere successi. A Pisa la poetessa Giuseppa Laschi Pardini così mi presenta: ho conosciuto un signore, un vero signore e vero cristiano, umile e fedele, aiuta chi ha fame, vorrebbe che nel mondo si stesse tutti bene. Ma purtroppo non è così. Il mondo è rovesciato. Lui soffre e prega per tutti. In ogni angolo ci vorrebbero donne e uomini così giusti. Se a questo punto si arrivasse, saremmo al benessere che oggi per tanti non esiste. Ma chi è questo signore? È Sciara Pasquale di Agrigento. Nel 1999, in seguito alla pubblicazione del libro Canticchiando con il cuore, così mi scrive il collega Michele Ferraro di Sant'Angelo di Brolo, provincia di Messina. Il libro si rivela un inno alla vita, piacevole per i piccoli,
specchio storico-psicologico per i maturi. Per tutti un invito ad amare, a navigare nell'infinito arcano, a cogliere l'attimo fuggente, a coltivare l'eterno poetare che sgorga in noi. Quindi nel 2007 cielo e mare. Il libro si compone di 110 pagine e comprende poesie mie e di mia nipote Simona, la quale in atto risiede a Vimercate, provincia di Milano, purtroppo per motivi di famiglia impossibilitata ad essere presente a questa manifestazione. Il tutto è illustrato con stupendi acquerelli dalla signora Cristina Erlicher di Montebelluna, provincia di Treviso. Anche lei assente per motivi di famiglia. La signora, docente di lingua straniera nella scuola elementare, nel tempo libero si esprime bene con la tecnica dell'acquerello, che le permette di impiegare colori caldi, vivaci, messi accanto con audacia, a volte espressi con delicata tenerezza, che nell'insieme sembra si dipartono da un cuore in fiamme. Così scrive nella premessa: come la pioggia canta la tristezza del cielo, così questa raccolta di poesie canta la gioia per la vita, dono misterioso e meraviglioso che Dio ci ha fatto. La nostra vita pian piano come una candela si spegnerà, ma nel tempo resteranno queste parole cantate con il cuore. La presentazione è di Tita Paternostro, poetessa, saggista e narratrice, oriunda di Caltanissetta. In atto risiede con le persone care a Casalguidi, provincia di Pistoia, e presiede ogni anno ben 5 giurie di premi letterari nazionali. Secondo la signora, cielo e mare sono le due costanti presenze che fanno da cornice ai due poeti, Pasquale e Simona Sciara, legati dal sangue della terra e dello spazio. Temi come il mondo e le sue bellezze, emozione ad alta quota e la vita un dono di amore trovano nuovi orizzonti di senso in una precisa concezione religiosa dell'esistente, che permette di esplorare una dimensione di significato nella totalità del reale, coinvolgendo essere e desiderio, progettualità, sostanza ed attualità. Cielo e mare. Non fate di questo libro un'opera da biblioteca. Non tenete la vostra semenza nei vostri granai. Non si conserva la libertà tenendola sotto chiave. Questo libro è fatto per trascinare, non come si trascinano i piedi, ma come ci si lascia tirare dalle nostre cose, cioè da quello che ci serve. È un libro a portata di mano, come il pane che non si mangia tutto in una volta, ma si taglia a fette e lo si sbocconcella quando si ha appetito. Anche il pane si divide. Si possono invitare gli altri. Anche questo libro ha bisogno di respirare. Si sentirà bene sul comodino da notte, in un angolo del canderano, sul tavolo basso della sala di soggiorno, nel cruscotto dell'automobile, nella cartella pronta al mattino, nella valigia delle vacanze, seduti o in piedi sul metrò, in tram, in treno, nel segreto dell'istante, nel tempo di un respiro, nella sosta
per pregare. A questo punto vorrei sintetizzare con poche parole il testo delle poesie di Cielo e Mare, una poesia aperta all'essere con la E maiuscola, alla verità, alla vita, una poesia dettata dal cuore, una poesia che non solo non teme il pensiero, ma che se ne nutre, un abbandono lirico, un abbandono lirico. Si coniuga mirabilmente con la delicatezza della scelta e dell'impiego puntuale della parola, che trascendendo se stessa si fa poesia per disvelare gli ineffabili motivi dell'infinita libertà creativa, creatrice. Mi tornano in mente alcuni versi di Sergio Corazzini. Perché mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Forse anche lui non è un poeta, ma solo un uomo adulto che cerca un po' di legna per l'inferno e un po' di sole per il buio. Ma è poesia questa sua ricerca di calore e di luce, forse semplice, ma immediata nei suoi percorsi, bella nelle intuizioni, toccanti quando la malinconia vide la parola su commossi ricordi, oppure cerca la speranza che non arriva con nessun treno. Cielo e mare è un insieme di momenti di saggezza, di realtà e di immaginazione, di allegria e di chiasso quotidiano, di arte universale, di ottimismo e note cangianti dell'umano sentire. In ogni tratto il lavoro si rivela un inno alla vita, piacevole per i piccoli, specchio storico-psicologico per i maturi. Per tutti un invito ad amare, a navigare nell'infinito arcano, a cogliere l'attimo fuggente, a coltivare l'eterno poetare che sgorga in ciascuno di noi. Dov'è quell'inno alla vita, alla gioia ed all'amore che permea le composizioni di mia nipote Simona? Purtroppo nel modello di vita oggi alberga spesso la noia ed il cruccio, e l'unico momento di felicità nasce dallo spuntare di un nuovo giorno. Sono la le trasfigurazioni poetiche ed artistiche che rendono fecondo di una vitalità travolgente e irriconoscibile il trascinarsi del reale. Questo è il senso dell'attività creativa dello spirito: trasfigurare il reale per farlo rivivere in ciò che vorremmo che fosse e non è. Non mi rimane altro da dire per concludere questa mia breve riflessione che ripetere il principio. Non ci sono piccoli eventi per l'uomo, così come non ci sono piccole foglie nella foresta. Ogni evento è grande perché lo vive. Io ringrazio sentitamente l'Associazione Culturale Salvatore Pollicino e poi un abbraccio affettuoso a Fabrizio Pollicino, che è stato quello che ha portato avanti questa bellissima iniziativa. Dicevo poco fa che il ritrovarci insieme già è una gran bellissima cosa. Quando siamo insieme, noi siamo come dei vasi ricolmi. Parte del mio vaso va in quello che io ho accanto. Parte di quel vaso che ho accanto va in quello mio.
E tutte e due cerchiamo vicendevolmente. L'essere insieme è la cosa più bella, la cosa meravigliosa che ci fa uomini e che ci fa crescere. Io ho un motivo di ringraziare, come ho detto poco fa, Fabrizio e l'associazione, e un grazie vivissimo, un abbraccio affettuoso a tutti voi. E poi anche un ringraziamento qui alla signora Rosalba Anzalone, che ha fatto una bella presentazione. Grazie. Non mi resta da dire che darvi un abbraccio affettuoso a tutti. Grazie per la vostra presenza. La manifestazione chiaramente non finisce qui. Adesso abbiamo il piacere di avere qua sul palco Francesco Cappello, che reciterà la poesia Ricordando. Ho chiesto il permesso al maestro Fabrizio Pollicino di poter esprimere un pensiero per il professore Pasquale Sciara, perché, come diceva la professoressa Anzalone, spetta al lettore comprendere i messaggi. Ecco, io nell'interpretare, nel tentare di fare mia questa poesia, guardi, io la ringrazio, se il pubblico permette, vorrei mettermi di qua così, perché proprio per ringraziarla, spero di è una poesia davvero che sento mia. Ricordando, amo la mia giovinezza, la mia adolescenza, ma ora, al calar della sera, sono più profondo nei sentimenti, più sensibile al valore delle cose, più sicuro nelle mie idee, più vicino a Dio. Il mio futuro si prefigura con dimensioni e valori di assoluto. Lo scorrere del tempo è diventato uno dei protagonisti sempre più fondamentale del mio vivere quotidiano. A volte sembra che il vorticoso fluire delle ore abbia il sopravvento, tanto frenetico ne è divenuto il corso. Si risveglia la mia religiosità, la mia preghiera, come profonda espressione della mia fede. Grazie. Invito sul palco e ringrazio personalmente Elena Pistillo, colei che ha istruito i cinque nostri attori, e ringrazio Rosaria Cimino, Pamela Barone, Marzia Spina, Rosi Bodetti e Francesco Cappello per queste esibizioni, e li invito tutte e cinque sul palco a recitare tutte e cinque assieme la poesia Poesia. La poesia. Quante storie. Quante storie. Quante storie. Quante storie. Quante storie. Quante storie in lingua e in dialetto, pescate nel fiume del tempo. Quanti ricordi, lieti o dolorosi, di viandanti di ieri, di oggi e di domani. Vissuti, sperimentati sul campo, nel crogiolo della vita. Nello sguardo di un uomo pensoso, quante gocce iridescenti di luce. Di speranze deluse, sperate, isperate. Sì, tutti insieme, tutti in coro, in una sola voce, in una trasparenza di pensieri. Un inno di amore. Di fede profonda nell'uomo,
La poesia siamo noi. Desidero a questo punto ringraziare personalmente il direttore Pasquale Sciara per questo libro Cielo e Mare, la professoressa Anzalone che è stata così gentile nella presentazione della prefazione che ha fatto, e desidero omaggiare al direttore Pasquale Sciara una coppa dell'Associazione Salvatore Pollicino. Io ringrazio sentitamente l'Associazione Culturale Salvatore Pollicino e poi, come ho detto poco fa, Fabrizio, che è stato il protagonista un po' di questa manifestazione. Un abbraccio affettuoso a tutti voi e, come dicevo poco fa, torno a dire, forse penso che la parola più bella nel vocabolario italiano è insieme. Questa sera siamo tutti insieme e tutti ci arricchiamo vicendevolmente, come ho detto poco fa, no? Grazie a tutti e buona serata. Questa è una prima parte della manifestazione. La manifestazione non si conclude qua. Adesso abbiamo musiche tratte da film, dove saranno Roberta Capitelli e Rosaria Cimino a esibirsi, ma questa seconda parte la lascio al direttore artistico dell'Associazione Salvatore Pollicino, che è Biagio Di Gesù, che mi accompagnerà qui nel palco. Io desidero ringraziare Suor Maria Antonella, Suor Esther, per l'ospitalità che ci offre sempre a tutta l'associazione. Do la parola a Biagio Di Gesù. Buonasera, grazie. Adesso spazio alla musica. Ci occuperemo di musiche tratte da film che vanno da Henry Mancini, Colazione da Tiffany, alle musiche di Casablanca, Il Mago di Oz, Lazzarella, Cabaret. Insomma, musiche che oramai sono diventate, oltre che notissime, direi immortali. Ad interpretare queste musiche saranno Roberta Capitelli e Rosaria Cimino. Al piano, maestro concertatore, Benny Giaconia. And me.
Just such a lovely world to see. Where after the same rainbows end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. Yeah, there's nothing I
ringrazio. You must remember this, I kiss it still I kiss. I say, is it just the same? The fundamental things of play as time goes by. And once you know there's room, just they say, I love you. And then full of passion, jealous on the hate, woman needs his man, and man must have his mate. Then no one can deny it's still the same old story, a fight for love and glory, a kiss of a dove. Of passions, jealous and the hate, woman needs his man, and man must have his mate. Then no one can deny it's still the same old story, a fight for love and glory, a kiss of a girl. To moon memory.
knew what happiness was, and the new day live again. Every street light seems to beat a fatalistic warning. And soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of the new life, and I must then give in. When the dawn comes, tonight will be Siamo passati dalla poesia alla musica. Due forme di cultura molto elevate. Direttore, che ne pensa di questa seconda parte? Lei non sapeva quello che c'era come seconda parte, se fosse una cosa di lirica, leggera, però ci avviciniamo più o meno a quelli che sono i nostri tempi. E parlo dei nostri tempi. Con Lazzarella, Totò Peppino e la femmina, questi sono i nostri tempi, no? Quelli degli altri, quelli che hanno fatto adesso, diciamo che sono i loro tempi. I nostri tempi sono questi di qui. E io adesso, infatti, presento un duetto, Ite Vurria Vasà, un brano napoletano bellissimo, dei nostri tempi, e saranno a cantarlo Roberta e Rosaria. Do la parola alla musica. A loro due. Grupas de fronte rosas.
seta, e te seta. Grazie. Vada, maestro. Sa
avesse fatto a te, che le ha fatto a me, sto mondo avesse acceso e voi sapete perché. Perché in coppa sta terra, femmine come te, non c'è la stapena onesto come me. Femmina, tu sei una mala femmina, questo che ha fatto piangere, lacrime infamità. Femmina, sei tu peggio una vipera, ma tu sei cato all'anima, non posso più campare. Femmina, sei dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo e serve per ingannare. Sia più bella femmina, e voglio bene, odio, non te posso scordare, te voglio ancora bene, e tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me. E tu, per un capriccio, tutto è distrutto in me. Ma Dio non ti perdona, chi l'ha fatto a me. Femmina, tu sei una mala femmina, e sto che ha fatto piangere, lacrime infamità. Più bella femmina, se voglio bene odio, non te posso prima di ripassare la parola alla musica, intendevo ringraziare tutti quanti per la partecipazione, ringraziare la direttrice del Santissimo Salvatore, ringraziare tutti gli attori che hanno preso parte alla serata, ovvero a Rosaria Cimino, a Pamela Barone, a Marzia, a Rosi, a Francesco, ringraziare la professoressa Anzalone, per infine il direttore Pasquale Sciara. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Ringrazio Biagio di Gesù, direttore artistico dell'Associazione Salvatore Pollicino, e un particolare ringraziamento, e prego di venire qui sul palcoscenico, a colui che ha gestito la regia tutta questa serata, Benny Giaconia. Perché tutti questi applausi e tutte queste voci? Perché lui è il maestro di musica, interpretazione, canto e coro della Music Time, l'arte del colore. Terminato questo, devo ringraziare pure la presidenza del Consiglio Comunale, nella persona di Totò Lentini, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, per il cocktail buffet che è stato offerto questa sera, perché al termine della canzone che Rosaria Cimino e Roberta Capitelli canteranno, La vita è bella, di Roberto Benigni, che tutti conoscete, ci avvicineremo qua sul lato sinistro, apriremo le porte e ci sarà un cocktail. E quindi ringrazio nuovamente la presidenza del Consiglio Comunale. Una buona serata a tutti quanti. Do la parola nuovamente alla musica, Roberta e Rosaria.
Grazie.